avevamo promesso. 8 e 9 giugno si vota e per essere davvero in linea con uno sviluppo sostenibile dobbiamo fare delle scelte. I temi della transizione ecologica ed energetica si dimostrano ancora una volta essere al centro del dibattito, ma sembra che siano sempre più divisivi e polarizzanti. Questo non è sicuramente un bene per lo sviluppo del nostro continente, ma è anche normale, visto che abbiamo di fronte delle scelte importanti e spesso drastiche, e ogni scelta comporta quindi degli aspetti positivi e negativi, delle realtà che vengono favorite e dei gruppi sociali che vengono penalizzati. La transizione, lo sappiamo, non è e non sarà indolore, possiamo però decidere e controllarne il processo per fare in modo che ci siano meno danni possibili e maggiori vantaggi e opportunità per tutti. Questo è fattibile e possibile, noi lo sappiamo, i nostri politici forse non l'hanno ancora capito, quindi proviamo ad affrontare un po' i temi e cosa propongono i partiti per capire e magari orientarci meglio verso il voto e fare poi il nostro dovere di cittadini. Ne parliamo come al solito dopo la sigla, tu approfittane per iscriverti al canale. Ciao naviganti, eccoci alla puntata sulle elezioni europee. Abbiamo nel frattempo visto che sono iniziate le elezioni in India, tantissimi stati stanno votando un po' in giro per il mondo. A novembre avremo le elezioni negli Stati Uniti e comunque qui in Italia, sia a giugno che molto probabilmente in autunno, con l'elezione di molti amministratori, avremo una nuova tornata elettorale. I temi sul piatto sono tanti, come abbattere le emissioni e quindi quali processi industriali favorire e quali penalizzare nello sviluppo del nostro continente, come affrontare la sfida delle migrazioni climatiche, come finalmente comprendere che tante delle guerre che si stanno sviluppando sul nostro continente non sono altro che guerre a carattere direttamente o indirettamente ambientale. Come orientare gli investimenti pubblici nei prossimi anni? Quali sono le grandi sfide che ci attendono? Ecco, tutti questi sono temi che il Parlamento che eleggeremo l'8 e 9 giugno 2024 dovrà affrontare e molti di questi sono o rischiano di essere temi che se non verranno affrontati in questa legislatura non potranno più essere affrontati e ci troveremo di fronte a ben altri problemi. Quindi diciamo che questo Parlamento e questo passaggio ha il destino di dover disegnare un nuovo modello sociale e pochi, in realtà pochi politici hanno il coraggio di dichiararlo e di dircelo realmente, concretamente e di esplicitare la grande sfida. È molto più facile concentrarsi su soluzioni o problematiche di assoluta marginalità e per fortuna almeno il dibattito sul negazionismo climatico in Italia non l'abbiamo a oggi visto. Il dibattito è tutto concentrato su cosa fare, come farlo e quando farlo. E se è vero che la fascia della popolazione più colpita e preoccupata dalle emergenze climatiche sono i giovani, è anche vero che questo, chiamiamolo gruppo sociale, dai politici di casa nostra è visto come un gruppo sociale estremamente marginale e poco influente, quindi non al centro dei programmi politici e dei dibattiti, dove per invece ci si concentra molto di più sulla fascia, diciamo, 40-70 anni, anzi forse anche 50-70 anni, 60-80. Il problema è che gran parte di questa popolazione è una popolazione che ha già fatto le proprie scelte, ha già una visione consolidata del mondo e quindi agire in termini di cambiamento e innovazione è estremamente difficile e questo lo si vede nei programmi, traspare in maniera estremamente chiara che i programmi si rivolgono prevalentemente a un pubblico consolidato con il tentativo di spingere la polarizzazione
e portarsi a casa i voti dei fedeli. Quindi è più una lotta forse all'astensionismo dei propri che una ricerca di innovazione di chi invece rimane a casa perché è un po' demotivato dal basso livello della politica italiana. Questo comporta che manchi in realtà un programma organico sulle tematiche ambientali. Io non ho trovato una piattaforma che affronta un po' il problema nella sua complessità. Molto più spesso abbiamo singoli punti che ogni partito declina poi in funzione di quelle che sono un po' le proprie sensibilità. Partiamo un attimo dai lati macro. Diciamo che il centrodestra è posizionato più su una revisione del Green Deal, mentre il centro-sinistra vuole salvarlo e dare una maggiore spinta al programma europeo per la sostenibilità. Stiamo di fatto parlando degli obiettivi dell'Europa al 2030 al 2050. L'unica lista che assolutamente non cita mai la parola emergenza climatica, le parole cambiamenti climatici, clima e ambiente e la lista libertà di Cateno De Luca. Diciamo che ce ne faremo una ragione. Partiamo in ordine di peso politico nel nostro Parlamento, cercherò di rispettare un po' più o meno questa linea. E quindi primo a essere messo sotto la lente è il partito della nostra premier Giorgia Meloni. Per Fratelli d'Italia il nodo centrale della crisi climatica è l'agricoltura, quindi molti degli aspetti affrontati ruotano intorno a questo tema. L'obiettivo è tutelare l'agricoltura combattendo le normative europee del ripristino naturale e cercare di cambiare, cito testuale, le ecofollie del Green Deal. Quindi, posizione abbastanza chiara, Fratelli d'Italia contrappone il Green Deal allo sviluppo delle imprese, il Green Deal è punitivo e non porta progresso e sviluppo, e quindi i progetti di salvaguardia del pianeta sono antitetici allo sviluppo economico e al progresso. E da qui discendono le priorità di questo partito. Quindi l'obiettivo di Fratelli d'Italia è bloccare le direttive che tendono a promuovere progetti green, come ad esempio le case green, lo stop del motore termico al 2035 e così via. Abbiamo già citato l'agricoltura, la lotta alle plastiche, eccetera, eccetera. C'è da dire che in realtà, il ministro Urso, in una dichiarazione di qualche giorno fa, si è fatto scappare che in realtà questa posizione è una posizione puramente tattica e non strategica, cioè Fratelli d'Italia utilizzerebbe questa posizione per cercare di lucrare nelle trattative su temi che gli stanno più a cuore, visto che l'ambiente non è poi per loro così importante. Può essere condivisibile o meno, secondo me assolutamente molto rischioso e pericoloso, però, rivolto agli elettori di questo partito, probabilmente il tema della trattativa su altri temi è più caldo. Nulla si dice sul tema delle migrazioni a carattere ambientale, quindi come intervenire per limitare le migrazioni. Anche le migrazioni sono viste come qualcosa di chiuso e fine a se stesso da combattere con vari schemi, però non entriamo nel merito. Passiamo alla Lega. La Lega dedica poco spazio all'emergenza climatica e ai temi dell'ambiente in generale. L'obiettivo è quello di cercare, parole loro, un maggiore pragmatismo per evitare la deindustrializzazione della nostra economia. Quindi, di fatto, per la Lega intervenire nella tutela dell'ambiente, nella lotta ai cambiamenti climatici e alle emergenze climatiche vuol dire deindustrializzare la nostra economia, quindi argomento praticamente chiuso. Manca quindi totalmente una visione d'insieme, non uso neanche il termine strategica. Passiamo a Forza Italia. Beh, Forza Italia ha una posizione praticamente identica a quella della Lega, l'unica differenza è che cerca nel suo programma di articolarla di più, di declinarla di più andando ad analizzare le varie sfaccettature dei settori citati o coinvolti nelle tematiche della transizione ecologica in generale dell'ambiente, anche loro parlano di problemi di danni all'economia, di necessità di contenimento dello strapotere cinese sul tema delle rinnovabili e delle auto elettriche e questi sono problemi che minano la nostra economia alla quale l'ambiente, alla tutela dell'ambiente deve subordinarsi. Quindi tante parole,
poca concretezza, e al contrario magari degli altri due partiti che sono un po' più concreti, e sicuramente costantemente il tema che l'ambiente e la tutela del pianeta è qualcosa che deve essere subordinato allo sviluppo economico tout court. Posizione molto simile, adesso facciamo un salto su due partiti minori del centro-sinistra, ma li prendo in considerazione perché hanno posizioni estremamente organiche a quelle della destra, e in alcuni casi anche dell'estrema destra. Parlo di Azione di Calenda e di Italia Viva. Allora, Azione è fortemente spostata sulle posizioni di Fratelli d'Italia e della Lega, considera gli obiettivi al 2030 un pericolo, devono essere ridotti il più possibile, allungati nel tempo, gli obiettivi al 2050 devono essere il più possibile bloccati e sospesi, l'accordo di Parigi non va proprio giù a Calenda e in più Calenda è esplicitamente lanciato sul tema del nucleare, che è l'unica soluzione secondo lui per il futuro. Poi le rinnovabili sono un giochino per bambini. Questo banalizza un po' il concetto per rendere quello che a mio avviso dice oggi Calenda con totale misconoscenza delle tematiche energetiche. Italia Viva ha una posizione duplice, diciamo, potremmo definirla una posizione ufficiosa e una ufficiale. Quella ufficiosa è una posizione totalmente schiacciata sulle stesse posizioni della Lega, di Calenda e di Fratelli d'Italia, con cui condivide assolutamente ogni virgola, e il tema della reintroduzione del nucleare è molto presente, anche se nessuno cita mai dove, come, quando, con quali costi, quanto costerebbe per la popolazione. Insomma, i temi che hanno fatto del nucleare una tecnologia di fatto superata o in fase di superamento a livello mondiale. Tanto populismo, Italia Viva ci ha abituati negli ultimi anni a un investimento in comunicazione populista molto spinto, però c'è un problema, dicevo, duplice comunicazione, quella ufficiosa e quella che si vede, diciamo, nei dibattiti è questa, quella ufficiale del programma, delle comunicazioni mainstream è diversa, più moderata. Perché? Perché è mediata dalla coalizione con più Europa, che su questi temi è più morbida e più possibilista, sta pian piano migrando verso posizioni più pragmatiche in cui il tema dell'energia e della sostenibilità cominciano ad affacciarsi in maniera più importante e quindi anche più interessante, però le due anime alla fine per cercare di costruire un programma di coalizione non hanno fatto altro che annacquare un po' il tutto, e quindi diciamo che principi di ragionevolezza, di gradualità e di tutela dei posti di lavoro vengono genericamente citati quando si parla degli obiettivi in ambito ambiente ed emergenza climatica. Mancano totalmente gli aspetti del come e quindi della parte programmatica, attuativa, realizzativa. Passiamo ora ai partiti più di sinistra. Partiamo ovviamente dal PD, che è il più importante in termini numerici. Ovviamente tutti questi partiti danno maggiore spazio ai temi ambientali. Il PD in particolare ritiene che l'Europa debba mantenere una leadership importante sul tema dei cambiamenti climatici, quindi cambiamenti climatici come linea strategica dell'Unione Europea, chiede di aumentare gli investimenti, soprattutto in innovazione ambientale, di spingere la decarbonizzazione che deve passare attraverso l'elettrificazione, l'efficientamento, il potenziamento delle reti, le rinnovabili, la protezione del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico. Lo spazio è ovviamente più importante. Il problema è che il PD, anche dove parla di soluzioni, rimane comunque in un ambito, potremmo definirlo dicotomico, tra quello che si dice nei programmi e quello che poi si realizza sui territori. È molto facile essere un presidente di regione che spinge la cementificazione, il gas e l'industrializzazione legata alle fossili in maniera importante, e poi andare nelle conferenze, nei convegni, negli incontri con la popolazione, parlare di sostenibilità, di tutela del suolo e così via. È anche poco credibile, se secondo me, poi ognuno nella sua vita fa le scelte che vuole. Questo credo che sia un po' il problema più importante del Partito Democratico. Il programma del Movimento 5 Stelle è di gran lunga il programma più abbondante in termini proprio numerici di pagine, e anche il programma che dà un maggiore spazio alle tematiche ambientali.
circa il 10%, stiamo parlando di poco più di 10 pagine, sono dedicate a questo tema. C'è un capitolo specifico su energia e clima, quindi diciamo una grande presenza. Gli obiettivi che i 5 Stelle si danno sono rafforzamento del Green Deal, maggiori investimenti in rinnovabili, maggiore debito pubblico comune per spingere questi temi, introduzione di una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, poi anche cose molto semplici e pratiche come piantare 3 miliardi di alberi in Europa entro il 2030 e così via. Diciamo che questi sono un po' gli aspetti cardine intorno a cui poi si realizza e si sviluppa tutto il programma ambientale del Movimento 5 Stelle. Anche qui siamo di fronte a una contraddizione di fondo molto importante. Abbiamo visto che i programmi degli anni precedenti dei 5 Stelle, pur avendo una grande presenza di temi ambientali, poi nella parte pratica, nella declinazione di questi temi nel pratico abbiamo visto problemi enormi. Abbiamo già parlato del bonus edilizio, cioè il famoso 110 e di altri temi. Manca forse quella visione d'insieme che tiene legato un po' tutto e quindi quando si parla e si dà tanto spazio al sociale e alla tutela delle fasce più povere e di quelle più colpite dalle emergenze climatiche, è difficile poi legare tutto ciò ha un tema di un grande aumento del debito pubblico che di suo non fa altro che impoverire le fasce più povere che vivono di reddito. Quindi diciamo che gli incastri non stanno tanto in piedi, a mio avviso, e manca il quadro organico che manca un po' in tutti i programmi. Qui, essendo più importante la presenza delle tematiche ambientali, è anche più evidente il patchwork che questo programma realizza. Passiamo a uno degli ultimi partiti, Alleanza Verdi Sinistra. Ovviamente stiamo parlando dei partiti che hanno nel loro DNA la tutela dell'ambiente, quindi è ovvio aspettarsi che il programma sia, se non essenzialmente, prevalentemente incentrato sulle tematiche ambientali. Questi partiti propongono l'obiettivo di un'Europa alimentata 100% energia verde, entro il 2040, provano a chiedere un fondo comune di 2.000 miliardi destinato agli investimenti in ambiente sociale, quindi qui vengono concatenate le due tematiche, e come per il Movimento 5 Stelle, però a me pare manchi un po' il coraggio di dire come risolvere le cose, come fare le cose in maniera un po' più concreta. Ora, mentre nei 5 Stelle è un confronto tra gli errori fatti che non vengono riconosciuti e quindi non vengono portati nel miglioramento nel programma, in questo caso il tema è riconoscersi come partito marginale. Stiamo parlando di 4, 5, in grande spolvero 6% probabilmente. Ma una coalizione, in particolare il Partito dei Verdi, credo che potrebbe aspirare a superare la doppia cifra e per farlo dovrebbe probabilmente darsi una piattaforma organica che abbia però la capacità di contaminare i grandi partiti e quindi con l'obiettivo esplicito di andare a colpire le carenze dei grandi partiti riempiendo i vuoti e provando a cucire quel patchwork che è un po' buttato lì e che manca di concretezza. Un altro aspetto che avrei voluto vedere di più, ma che a mio avviso è comunque già molto presente, è il tema della competenza. Tanta, tanta competenza in questi temi è necessaria e quindi spingere anche sulla costruzione delle liste, da una parte, anche se a mio avviso forse questa è la lista che presenta più figure con competenze verticali su questi temi, ma anche spinta sulla formazione e informazione, quindi sulla costruzione di una competenza diffusa tra i cittadini. Ecco, questo è un tema che a mio avviso manca in tutti i programmi, anche se in realtà l'Europa ci sta già investendo. Quindi un po' magari non riuscire a centrare quelli che io reputo dei temi estremamente importanti, per carità, è una mia visione, sia chiaro. Questo partito forse è l'unico, insieme
alla lista che vediamo di seguito, che punta espressamente sul voto dei giovani, sia come messaggio comunicativo che come contenuti e come obiettivi. Ultima lista che andiamo a guardare è la lista Pace e Dignità di Michele Santoro. Ora, nel programma di questa lista è molto presente la transizione green, che viene descritta come un modello di sviluppo del continente. Anche qui siamo molto sul generico e in realtà quando parliamo di concretezza, la concretezza viene individuata in scelte personali, quindi si invita a mangiare meno carne, a prendere meno l'aereo, a non sprecare acqua e così via. Non ci siamo, ecco, qui secondo me il problema è grosso perché si sposta totalmente l'attenzione. È ovvio che questo è voluto perché la lista di Michele Santoro, a mio avviso, guarda un pubblico estremamente preciso che fa delle scelte personali, un peso importante delle proprie motivazioni e quindi comunicare in questo modo è un giochetto legittimo, puramente marketing, e ci fermiamo qui. Loro puntano a raccogliere i voti per eleggere almeno un rappresentante come obiettivo minimo. C'è da dire che l'esperienza degli eletti in questa lista nelle elezioni europee in cui si sono candidati e sono stati eletti non è stata poi così virtuosa e quindi boh, io un punto interrogativo ce lo metterei molto molto volentieri. Per chiudere, allora, innanzitutto ricordiamoci i numeri. L'Italia elegge 76 parlamentari su 720. In particolare, questi 76 parlamentari si sono dimostrati, vi lascio il link in descrizione, ma trovate vario materiale online, dicevo, si sono dimostrati politicamente i meno influenti del processo europeo, diciamo, degli ultimi anni. Molti esperti sondaggisti dichiarano, segnalano che questa tornata elettorale probabilmente raggiungerà e supererà tutti i record di astensionismo che abbiamo visto negli anni passati, dimostrando un'ulteriore disaffezione. La disaffezione io me la spiego in maniera estremamente semplice e banale. Se non trovi il modo per coinvolgere i cittadini, per motivarli, per dare un obiettivo per cui impegnarsi, per dare dei ruoli e delle responsabilità per cui impegnarsi, i cittadini hanno di meglio da fare. Siamo a giugno, è caldo come se fosse luglio, ce ne andiamo a mare. Questo è un po' il concetto, secondo me, che c'è dietro. L'incapacità dei politici di trovare soluzioni che coinvolgano e motivino i cittadini. È più faticoso, è molto più semplice rivolgersi ai propri e cercare di portare al voto i propri ragionando di paure e di polarizzazione. Questo non è assolutamente un bene ed è un peccato, un processo che sembra involversi senza ulteriori possibilità di sviluppo e senza figure che nel breve termine possano tirarci fuori da questo problema. Quello che posso dirvi è cercate nelle liste che meglio vi rappresentano persone con esperienza e capacità di fare. Abbiamo bisogno di avere parlamentari in grado di incidere nel cambiamento e di farlo concretamente. Competenze ed entusiasmo devono essere le facce della stessa medaglia e devono affiancarsi con pragmatismo per permettere all'Europa di sconfiggere quelli che sono gli ideologismi che la stanno permeando. Oggi molti, se non la stragrande maggioranza dei politici, sono ideologizzati a causa di una forte spinta ideologica, di nuovo, lo ripeto, del mondo del fossile che negli anni 70 rappresentava l'aspetto pragmatico contrapposto a quello che era l'ideologismo del, o così definito, della tutela dell'ambiente. Oggi l'ideologismo è totalmente annidato nelle soluzioni legate al mondo del fossile e del nucleare. Le soluzioni pragmatiche, economicamente convenienti e che portano allo sviluppo del nostro continente si annidano tutte nella transizione ecologica. Tutto il resto è ideologia fine a se stessa, portata avanti da realtà che hanno enormi capacità economiche e fanno costantemente battage pubblicitario, attività di lobbying importantissima. Quindi è importante per noi comprendere che la transizione ecologica dell'Europa è l'unica strada economica che abbiamo di fronte, più la velocizziamo,
prima riusciamo a produrre risorse per le nostre imprese, più continuiamo a perseverare nel mondo degli anni 70, più condanniamo le nostre imprese al fallimento e al decadimento. La deindustrializzazione è tutta lì. Sta a noi, con il nostro voto, con le nostre scelte, ma anche con il nostro impegno. Quindi fare le cose poi in prima persona diventa fondamentale. E per fare le cose in prima persona, perché non iscriverti al mio canale, mettere un like e attenzione. Una cosa importante, se questi video ti piacciono, condividili, parlane con gli amici, tratta questi temi, citami nei tuoi contenuti sui social. È importante che ognuno di noi faccia la sua parte, anche piccola, perché siamo in tanti e possiamo davvero fare cose grandi. Torniamo in porto e, beh, l'8 e 9 giugno, mi raccomando, attenzione a dove metti la tua croce.